Facendo qualche chiamata e navigando un po' in rete, scopro che nel torinese molti lavori di doppiaggio si realizzano negli studi di San Giusto Canavese. Però, per uno come me, che si sta lanciando solo ora nell'ambiente, esistono alcune cooperative di doppiatori come l'ODS o scuole curate da doppiatori professionisti. Uno di questi è Ivo De Palma, affermato doppiatore. Vediamo se ha voglia di mettermi alla prova. Ciao. Eccomi. Prego, accomodati. Allora, io ho deciso di fare il doppiatore. Caspita, io ho cominciato nelle radio private della mia città, che è Torino, poi studiai dizione, sempre per rendere meglio in radio, e mi venne consigliato al termine di questo corso di seguire anche un corso di recitazione, e fu lì che mi si spalancò un mondo che fino ad allora non avevo considerato. Cos'è fare il doppiatore? Fare il doppiatore è essere attori con la voce, quindi soltanto con una parte delle possibilità espressive di un attore. Quindi è una specializzazione, è un modo di recitare, comunque quello nostro al microfono, che è un po' diverso da quello teatrale. A teatro sono possibili, anzi indispensabili, alcune cose che a microfono invece risulterebbero esagerate. Va detto, naturalmente, in compenso, diciamo, che alcuni di noi, oramai specializzati a microfono, probabilmente si troverebbero un po' a disagio sul palcoscenico. In modo pratico, cosa vuol dire fare il doppiatore? Vuol dire presentarsi in una sala di doppiaggio simile a questa, nel senso che tutte le sale di doppiaggio constano sostanzialmente di due vani, una sala regia e una sala microfono. Significa anche saper utilizzare e maneggiare alcuni strumenti che sono in sala microfono, e che anche lì il vantaggio è che sono uguali dappertutto alla fine, no? Ecco, se potessimo fare una prova... Ma noi siamo qui per questo, abbiamo tutto quanto a disposizione, ci trasferiamo magari in sala microfono e così vediamo proprio quella sorta di acquario dove vive il doppiatore. Vediamo proprio solo tecnicamente che cosa significa provare e provare anche a incidere le due battute. Io proverò a fare Pegasus, che mi riesce bene da un bel po' di anni, per cui diciamo preferisco fare Pegasus, e tu proverai invece a fare Andromeda. Deve trattarsi della prima prigione. C'è scritto Palazzo del Tribunale. Ma gli individui che scendono agli inferi sono già morti. Per cosa vengono giudicati? Certo che un posto così silenzioso mette i brividi. E adesso andiamo a riascoltarci di là. Deve trattarsi della prima prigione. C'è scritto Palazzo del Tribunale. Ma gli individui che scendono agli inferi sono già morti. Per cosa vengono giudicati? Certo che un posto così silenzioso mette i brividi. Allora, quello che abbiamo sentito, quindi, è quello che sentirebbe un direttore di doppiaggio. Nel tuo caso qui, per esempio, c'è l'articolazione da migliorare. Quindi cosa devo fare? Cosa devi fare? Devi diventare un attore. Un attore almeno dal punto di vista vocale. Quindi dizione e recitazione fanno parte della preparazione indispensabile per presentarsi a microfono da professionisti. Hai ancora l'età che... Potresti anche farcela se molto motivato, ma se ti interessano altre cose, effettivamente forse... Ecco, sono tante le vie. Devo esercitarmi. Pegasus, sono tutti morti, no? No, aspetta, devo esercitarmi. Pegasus, sì, ce la devo fare. Devo fare il doppiatore. Sono un cimitero di... sono un cimitero! Pegasus, sono tutti morti, no? È un cimitero! Sono cimitero Pegasus.